Benvenuti a questa nuova edizione di Lanterna TG. In apertura ci occupiamo di sanità. Questa mattina abbiamo visitato il nuovo reparto di fisiatria che è stato ampliato e rinnovato. Abbiamo sentito anche il primario, il dottore Gambino, e il direttore sanitario del San Giacomo d'Alto Passo, il dottore Avenia. Poi la cronaca, con lo sfregio di Palma di Montechiaro, interviene anche il sindaco Castellino. Ieri alla scuola Serrovira è stato poi inaugurato il villaggio di Babbo Natale. Abbiamo intervistato il preside Maurizio Buccoleri. Un'ampia pagina sportiva con l'Under 19 dell'Licata Calcio e l'Olimpiados Volley. Prima di andare a vedere i servizi, vi ricordiamo che Lanterna TV sarà in diretta streaming sia per quanto concerne la messa dell'Immacolata domani mattina dalla chiesa di San Francesco, ma anche con una puntata speciale di Domus domani pomeriggio con l'accensione dell'albero di Natale da Piazza Progresso. Ovviamente entrambi i momenti potranno essere seguiti sui nostri canali social e sulle pagine Facebook e YouTube. Andiamo a vedere i servizi. La sede Unicurs di Licata è polo di studi dell'Università e Campus. L'ampia offerta formativa abbraccia 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, certificazioni informatiche e linguistiche. Con Unicurs potrai usufruire di molteplici agevolazioni economiche sulla retta accademica. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno e durante il percorso universitario avrai un tutor personale sempre al tuo fianco. Unicurs di Licata. Ci prendiamo cura dei vostri obiettivi. Dottore Venni, ci sono novità per quanto riguarda il reparto di fisiatria dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, di cosa si tratta? Sì, grazie al fatto che l'ospedale è stato, all'ospedale il personale di comparto è stato reintegrato alla mobilità aziendale e ciò ha permesso di poter dividere, separare due unità operative che era la chirurgia con la medicina fisica riabilitativa che condividevano un'ala del presidio. A questo punto si è data dignità pari ad entrambe le unità operative, ampliando i posti letto alla riabilitazione, viste le numerose richieste per il ricovero rappresentate dal direttore della stessa unità, il dottore Gambino, e anche la chirurgia è stata assegnata all'ala con il reparto di chirurgia, appunto per garantire le prestazioni che sono previste per garantire l'assistenza all'utenza del nostro bacino, sia Licata, Palma e quant'altro. Tutto questo. Dottore Gambino, ampliamento per il reparto di fisiatria, lo abbiamo visto, le nostre telecamere ci sono entrate, sembra veramente un albergo. Sì, non proprio, però l'obiettivo è proprio questo, è quello di creare un reparto di eccellenza dove, vista la massiva richiesta da parte dei pazienti che vogliono ricoverarsi, che si ricoverano pazienti operati per protesi di ginocchio, protesi d'anca, pazienti con ictus, dove la degenza è di 30-60 giorni, e allora era giusto, come da rete ospedaliera, visto che la rete ospedaliera prevede 14 posti letto di riabilitazione e 14 di lunga degenza all'ospedale di Licata, e noi abbiamo iniziato con 2 posti letto, con 4, quindi finalmente ne abbiamo avuto 11 fino ad ora. L'obiettivo è ora, avendo 18 posti letto, al più presto di ampliarli e di far sì che possiamo avere più posti letto a disposizione. È bello come reparto, perché l'abbiamo visto nuovo, ancora non è del tutto completo, però sono state create anche delle sale, ad esempio, ricreative per chi deve stare qui in lungo degenza. Certo, le sale ricreative è importante che ci siano, infatti era l'obiettivo pure questo di utilizzare una stanza, perché stando qui per tutto questo tempo è giusto che i nostri ammalati utilizzano il televisore, utilizzano i giornali, insomma non devono andare fuori dal mondo. Il tutto si sta verificando grazie anche, non solo al mio interessamento, ma devo dire che c'è stato il direttore sanitario di presidio, in questo momento il dottor Venia, che è stato sensibile a queste mie richieste e quindi diciamo che ci ha accontentati, ha accontentato me e quindi ha accontentato la popolazione licatese.
Sogna il tuo futuro con l'Istituto Paritario Sandro Pertini di Licata. 3 indirizzi di studio per conseguire il diploma. Indirizzo AFM, Articolazione Sistemi Informativi Aziendali. Indirizzo Tecnico Agrario, Articolazione Gestione dell'Ambiente e del Territorio. Indirizzo Professionale Alberghiero, Articolazione Cucina. E dopo il diploma, resta con noi! Centro ECP Pegaso con più di 66 corsi di laurea, master, certificazioni linguistiche e informatiche, corsi di alta formazione, corsi singoli, corsi di formazione OSA, OS e ASACOM. Continuano le indagini degli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro sul presunto sfregio operato da un palmese ai danni dell'ex compagna. L'uomo, tuttora ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a fermo e si trova attualmente piantonato. I poliziotti non stanno tralasciando nulla e le indagini stanno proseguendo a ritmo serrato. Attonita la comunità palmese, a nome della quale abbiamo sentito il primo cittadino, Stefano Castellino. Abbiamo sentito subito il dovere di intervenire, sia come capo dell'amministrazione e quindi rappresentante della città di Palma di Montechiaro in qualità di sindaco, ma anche la presidenza del Consiglio comunale nella persona del dottore Scicolone, a nome dei consiglieri comunali, ha voluto far sentire insieme al sindaco il forte no a atteggiamenti violenti e inqualificabili. Abbiamo commentato fino a poche ore fa quanto di brutto, drammatico, arrivando fino alla perdita della vita, è accaduto in Italia con la scomparsa cruenta di Giulia. E proprio in occasione dei funerali di Giulia a Palma si è avuto questo ennesimo episodio. La società tutta, dall'amministrazione ai governi regionali, ai governi nazionali, alle scuole, alle famiglie, alle associazioni e organizzazioni del terzo settore, tutti insieme dobbiamo cercare di fare sistema per trasmettere alle nuove generazioni, ma anche a chi e magari già un po' più avanti nel percorso di vita, l'importanza del senso del rispetto dell'essere umano. Entra in un regno di creazioni firmate da designer internazionali, scelte con la massima cura per esaltare la bellezza e l'individualità di ogni piccolo protagonista. Da noi troverai sempre il look perfetto per ogni occasione, da outfit casual a quelli più raffinati ed eleganti con Elisabetta Franchi, Moschino, Liu Zhou, Miss Blue Marine, Armani, Mona Lisa e Trussardi. Migotex, veste con stile ed eleganza anche la tua casa, con Blue Marine, Liu Zhou, Missoni, Via Roma e Swad Dondi. Migotex è molto di più di un negozio, è famiglia. Vi aspettiamo in Corso Umberto 6 a Licata. Presidente, tra le iniziative natalizie alla Serrovira c'è anche questa inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. Lei ci ha tenuto in particolare anche a mostrare un'esibizione musicale ai suoi ragazzi. Sì, ai nostri bimbi un piccolo contributo per loro, ma anche per le maestre e i maestri, abbiamo uno maschio, che si adoperano per questa cosa. In realtà è una tradizione che avevamo già portato avanti da diversi anni, poi ci siamo fermati per il Covid, quest'anno l'abbiamo ripresa alla grande e veramente si respira un'atmosfera da favola, sia per i bambini che anche per i grandi. La casa di Babbo Natale, tutti i locali, chiaramente non le aule, vengono trasformate come se fossero veramente delle stanze di Babbo Natale e tutti si sono prodigati per realizzarla a costo zero, ci siamo autotassati perché le finanze sono quelle che sono e il risultato è bellissimo, quindi io non potevo non dare un contributo, quello che so fare meglio. Tra le cose che so fare, lasciamo perdere meglio o meno, è la musica, quindi do un piccolo contributo col sax e a quanto pare è stato gradito. Certo i bambini sono bambini, quindi insomma, però si sono divertiti, poi alla fine hanno pure ballato, quindi non si può chiedere di più. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in
via Salvo d'Acquisto a Licata. Non solo la prima squadra, il Licata Calcio, continua il proprio percorso anche nel campionato Under 19. La squadra di Alberto Licata ha fin qui giocato 5 partite nella fase provinciale, vincendone 4 e pareggiandone soltanto una alla prima giornata contro il Canicattì. Un inizio sicuramente positivo, ma in un torneo dove il Licata non fa classifica, i gialloblu infatti, essendo un club di Serie D, dovranno attendere le fasi regionali, dove sono già qualificati di diritto. Beh, intanto devo ringraziare la società che mi ha chiamato e mi ha dato questa possibilità di allenare la Juniors del Licata. Sono contentissimo di ritornare anche io a vestire i colori giallo-blu e poi lo scopo principale è quello di motivare questi ragazzi, di farli sempre impegnare al massimo e anche loro devono cercare di essere ambiziosi non solo per vincere una semplice partita, ma di andare quantomeno nella prima squadra o chissà anche più in alto. Quindi il mio intento è quello di formare un gruppo dove poterli allenare, poi naturalmente dalla prima squadra arriva qualche ragazzo che per fare minutaggio, perché magari non gioca durante la partita della domenica e quindi è ben voluto, è ben voluto da noi perché fa crescere il gruppo e ci aiuta anzi ad aumentare il valore delle giocate, della tecnica della squadra. Licata, che nell'ultima giornata ha vinto per 12-0 contro l'Agregas, arrivata decimata al Saporito, e che intorno al 60° ha messo in scena la solita farsa, purtroppo frequente, nei campionati provinciali Under 19. Diversi infortunati, squadra rimasta in set e sconfitta a tavolino. Una partita che non fa testo, con mister Alberto Licata che ha comunque cercato di trarre indicazioni in vista del futuro. Il mio intento è quello di cercare di allenarli il più possibile. Ci sono dei ragazzi da fuori, ottimi, devo dire, ragazzi dove poterci lavorare, chissà, anche perché credo che Licata negli ultimi anni ha sempre avuto dei giovani validi. Questo è merito sia di chi si è occupato del settore giovanile, in questo caso il presidente Cimonelli, e si vedono i frutti, insomma, va, perché se non sbaglio la prima squadra è composta a più della metà di juniors, quindi io spero di portare più ragazzi alla prima squadra, più possibile, magari non imminente ma prossimamente, insomma, quindi si lavora per dare sempre benzina, come si vuol dire, al Licata Calcio per poter andare avanti. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare. Terza vittoria su 3 partite disputate e primo posto in classifica per l'Under 18 femminile dell'Olympiados Volley. Nella giornata di martedì, in trasferta contro il Volley Gela, Capitan Marino e compagni hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali, conquistando i 3 punti con un netto 3-0. Le avversarie, pur avendo tanta qualità, non sono riuscite a tenere testa alla squadra guidata da coach Sorrusca. La cronaca della gara ha visto un primo set giocato alla perfezione all'Olympiados, che non ha sbagliato praticamente nulla, sia in ricezione che in attacco, chiudendo il set con il punteggio di 25-14. Il secondo parziale ha visto una gara più equilibrata, con le padrone di casa che sono rimaste aggrappate al set fino al 20 pari. Poi lo scatto decisivo di Marino, Vitale e Aronica, che hanno chiuso il set 25-22 portando il match sul 2-0.
Il terzo e ultimo parziale non ha dato grandi sussulti e è stato condotto in maniera agevole dall'Olimpiados, che ha vinto fuori casa e ha conquistato il primo posto in classifica. Al di là dei parziali, la gara è stata equilibrata con scambi lunghi e di qualità che hanno dimostrato come sia il Volley Gela che l'ASD Olimpiados Volley siano delle ottime realtà e delle ottime squadre che esprimono una bella pallavolo.